Buongiorno intenditori d'Italia e nazionale nonno. Oggi venerdì 22 marzo, grande Locatelli anche con Spalletti. Allora, come dico io, Locatelli. Che sai cos'è? Ci sono tanti juventini che dicono: ma Locatelli ci mette un grande allenatore, diventa un buon giocatore, quello che sa suonare forte. Ma scusa, scusa solo perché è piccola squadra, sì, capirai. E là c'è la differenza. Questo Locatelli non è buono per la grande squadra, è sempre stato un pacco, uno scarso. Ieri ha fatto schifo con Venezuela. Capito? Quindi o c'è Allegri, o c'è Spalletti, o c'è Klopp, o c'è Ancelotti, o c'è Guardiola, Locatelli, scarso è, scarso rimane. Anche Chiesa, volendo, Chiesa, ripeto ragazzi, secondo me, io non è che critico Chiesa, perché alla fine è l'unico, uno dei pochi top che abbiamo nella Juventus. Aspetta che si mi è messo qua. Diciamo che Chiesa, ragazzi, dopo che si è infortunato, ma l'avete capito che gioca poco Chiesa? Io questo in Chiesa, in queste condizioni, stamente, prossimo anno, se c'è un'offerta anche da, guarda, 65-70, mi chiudo su lei, meglio che solo lei, ma ascolta, ma sai perché? Perché, ma no, perché per il valore di Chiesa, perché non dura 90 minuti di partita, non ce la fa più Chiesa, ragazzi. Poi c'è quando che non brilla pure, mettici pure questo, ragazzi. Quindi Chiesa si va criticando soltanto nel minutaggio delle partite, soltanto per questo. Ma Chiesa quando è in forma, cazzo, sulla fascia è l'unico che, diciamo, che scatta, che diciamo scatta l'uomo, va bene? Quindi io lo critico soltanto per il minutaggio delle partite, delle ore, dei minuti. Già fa più, non può giocare più a quelli veri, da quando si è infortunato. Ma ragazzi, quando si infortuna i crociati, vabbè, Milik è scarso, però vedi Milik, due crociati rotti, chi fa Milik? Ormai è così, ragazzi, vedete questo. Comunque, quindi Italia-Venezuela 2-1. Ragazzi, Reteco invece, che ho detto, se ho visto Reteco per me top player, no, ma tu subito, che triste. Reteco invece doppietta ieri, ma ieri ragazzi, a parte che ero stanchissimo, ma diciamo che ho guardato i primi 10 minuti. Donnarumma ci parla un rigore là, al rincon, là, di dintorno là. Ma detto questo, mia minchia, quando fanno più passare, che cazzo, passo a fanculo, guarda. Cazzo, questo ero 4, ma io non sono nessuna parte, ma io me ne fumo in velo tutte parti, ma va a fanculo, non si può passare, Sì, infatti un cammino più in città, ha fatto schifiare. Tu! Quindi, ricapitolando, Redek un grande attaccante, un grandissimo bomber. Almeno l'Italia, diciamo, si è tolto questa cosa, questa pecca di non avere, cioè, non è attaccante. No, Redek oggi come oggi è meglio di cosa? Di Immobile, Scamacca, Ken, tutti i meglio attaccati, come chiedi tutti. Quindi meno male abbiamo su Retegui, però è anche vero, Retegui deve dare, come si dice, disposizione, come si dice, per farlo segnare, no? Deve dare la possibilità ad un ragazzo di darci palloni. E cucina una Locatelli, palloni, sì. Ma cacciava a dare Locatelli, guarda. Comunque nazionale, ripeto, abbiamo vinto. Allora, ieri poi ho visto le highlights, per come la vedo io, diciamo, non meritava l'Italia di vincere. E Spalletti, perché era da, ci ha dato un gioco a Napoli, ma con giocatore forte, con camo forte, sì, anche sa di Dembélé, Lobocta, raga, Zelisk, così sempre là, siamo in campo, la verità è questa. Quindi diciamo che non meritavamo di vincere con questo Venezuela, che perché amanti delle nazionali e intenditori di calcio, Venezuela non ha mai partecipato a un mondiale, sto Venezuela. E quindi tu hai vinto ieri perché ci fu sto Retegui che te l'ha messa dentro, ma non meritava di vincere. Anzi, Venezuela fosse meritata di vincere, attaccava sempre Venezuela. Un'Italia brutta, l'Italia più scarsa della storia è questa, capito? Come abbiamo la Juventus più scarsa? Facci caso ragazzi, l'Italia perché ha 4 mondiali? Grazie, siamo a blocco Juventus quando era forte. Ora Juventus è scarsa, l'Italia com'è? È scarsa, hai visto? C'ho ragione o no? C'ho ragione. Comunque, detto questo, qua c'è lo stadio dello Spezia, ci piace lo Spezia. E siamo gli Aquilotti, forza speziale. Guarda. Forza speziale, vedo com'è? Stavo vicino allo stadio io, va bene?
Comunque, per concludere, viva le venezuelane! Sono stato con le viva le venezuelane perché io mi ricordo un'ex ragazza di nome Milady nel 2002, conosciuto io, diciamo, in navigazione. Mi diceva sempre questa ragazza, un mese steso così: mamma me il boio, Roby, io te mamo la pinga, la minchia, mamma me il boio, mamma me il boio. Il boio cos'è secondo te? Avanti, cos'è? Lo sticchio, lo pacchio. E la figa, questa è mamma me il boio, mamma me il boio, sì, mamma me todo. Venezuelane, ragazze, fottono, e come se fottono, diciamo, tutti Sud America in generale. Va bene, vi saluto e buon weekend. Oggi niente serie, niente pronostici. Vedremo se posso dare a gioca serie B a meno, non lo so, vediamo. Vi saluto, buona giornata, ciao.